tutti ragazzi, ok, innanzitutto ho fatto il video nel dirvi scusatemi se nel video ieri avete visto solo il primo tempo, ma nel secondo tempo c'ho avuto un problema e non mi si è registrato. Quindi innanzitutto è finito il calciomercato, Icardi è quasi ufficiale al Paris Saint-Germain. Comunque volevo dirvi che vado. Mi è arrivata la maglia di Lukaku, non so se l'avete vista bene, però mi è arrivata la maglia della nuova Inter di Lukaku. Comunque, vabbè, sì, è finito il calciomercato. Vi faccio vedere nelle azioni salienti del match di ieri, perché il secondo tempo l'avete visto, ma vi faccio vedere cosa ha registrato la mia cam del video. Non ho potuto mandare, visto che è uscito anche un giorno in ritardo. Scusate per il video in ritardo, ma mi ho dimenticato che avevo caricato questo video. Mi avete visto che in questi giorni avevo un po' di stop in questo canale? Proprio perché, cioè, innanzitutto sono un po' stanco, poi durante la reaction, cioè la mia telecamera non resiste la mia telecamera, ma dalla partita contro l'Udinese, so che però è tra 2 settimane, non proprio la prossima settimana, tra 2 settimane secondo me. Quindi vi faccio vedere la reaction del secondo tempo di Calarinta e poi il subito non so di cosa parlare, parliamo un po'. Ma intanto vi faccio vedere sta reaction che secondo me merita tanto. Ah, non ve l'ho detto. Comunque ha vinto l'Inter 2-1, oltre al gol di Lautaro Martinez nel frattempo che avete visto, ha pareggiato Gio Pedro per il Cagliari, segnato il gol del 2-1 su rigore. Sens. Lukaku, quindi vi faccio vedere la mia reazione a questi due gol. Reazione 3, 2, 1. Che cosa? Ci sei le parolacce. Quindi pronti. 3, 2, 1. Ah, comunque, già oggi dovevo fare vedere le partite di Premier e Bundesliga. Quindi 3-2-1, reaction di Calarinta. Quindi, e dopo faccio vedere quello di Premier. E domani ovviamente vi faccio vedere quelli di Serie A. Quindi va bene. Oggi prende Bundesliga, quindi tutti pronti. Reaction di Calarinta. La terza volta sono 3, 2, 1, ma stavolta davvero. Sanders. Occhio! Oh! Ma vaffanculo! Oh, non ho parole! Che cazzo è? Dai! Gio Pedro! Calcio di rigore! Calcio di rigore! A Lukaku! Secondo gol in maniera azzurra! Lukaku! 2-1! Per niente, dai! Dai, senza mai finito. Ok ragazzi, avete visto tutto questo è sotto la Bundesliga. Facendo un po' veloce. Quindi, partiamo dalla Premier League. Con soltanto Manchester United 1-1, gol di James per lo United, passo un po' il volume alla televisione, pareggiato da Vestergaard. Chelsea Sheffield United, un altro pareggio, stavolta 2-2. Il Chelsea che si porta due volte che si porta in vantaggio con Abraham e la doppia, con lo stesso Abraham che fa doppietta. Poi lo recupera lo Sheffield con Robinson e l'autogol di Zuma. Una terza si salpa la scontro la Aston Villa, gol deciso di Jordan Ayew.
Sono Elisa del Bundemont. È stato in montaggio combatti, ha pareggiato il Bundemont, ma poi Tielemans e la doppietta di Vardy stendono il Leicester. Potete assistere al Brighton, gol decisivi. Gol decisivi, la doppietta credo, e gol di De Bruyne e David Silva. Credo che David Silva o Bernardo Bo. Newcastle Watford 1-1, primo punto insieme sofferto per il Watford. Vantaggio il Watford con Hughes, ha pareggiato il Newcastle con Shaw. Dottore del West Ham contro il Norwich, con decisivi Diallo e Yarmolenko. Il Liverpool che vince 3-0 contro il Burnley, hanno segnato autogol Wood e i gol di Mané e Roberto Firmino. 3-2 in una partita incredibile fra Everton e Wolves. Gol di Richarlison, pareggiato Saiz, 2-1 Everton con i Iwobi, 2-2 dei Wolves con Jimenez, ma il gol decisivo decide alla fine lo firma Richarlison. 2-2 Sarsale e Tottenham, in vantaggio Tottenham con Eriksen, poi Kane su rigore fatto 0, rimonta l'Arsenal che fa 2-2 con la casetta e Aubameyang. Peccato perché io sapete che insieme sono grande tifosi dell'Arsenal. E niente, questa è l'ultima partita di Premier. Andiamo in... Facciamo anche Liga, dai, facciamo anche Liga. Ora 1, sta Siviglia e Celta Vigo. Gol di Vasquez per il Siviglia, pareggiato subito da Denis Suarez. Dell'Athletic Bilbao, considerato Sociedad, gol di Williams e Raul Garcia. 2-2 dell'Osasuna al Barcellona, 2-2 pareggio, 2-2 dell'Osasuna contro il Barcellona. E il Barça, oh, non lo so, è davvero imbarazzante in questi inizi di Liga. Secondo me non è impossibile battere Barça e Borussia in Champions, da tifo di interista. Comunque, vantaggio dell'Osasuna con Torres. Pareggio il Barça con Osimhen, Fati e con Arthur si parte in vantaggio 2-1. Pareggia l'Osasuna poi con la doppia di Torres. 1-1 sta Getafe Alaves. Vantaggio al Getafe con Molina e pareggio dell'Alaves. Joselu, tutti i gol nel primo tempo. Tottenham levanta il Valladolid. Gol di Leon e Morales nel finale di partita. 2-1 il Betis Siviglia Leganés. Leganés che si è portato in vantaggio con 3-2, poi pareggio e si è portato in vantaggio il Betis con i gol di Loren Moron e Fekir. 2-0 del Valencia a Mallorca. Valencia che ha fatto 0 con la doppietta su rigore di Pareco, entrambi su rigore, fantastico. 3-2 dell'Atletico Madrid contro l'Eibar che in questo momento in classifica a punteggio pieno. Già, non vi avevo fatto vedere la classifica insieme. Dopo la classifica in Liga ve la faccio vedere. Comunque vantaggio dell'Eibar con Charles. Eibar che raddoppia con Arbilla, poi incredibile Atletico che rimonta 3 gol. I gol di Joao Felix nel suo tempo alla ripresa. Vitolo e all'ultimo minuto parte. 3-3 Granata in casella spagnola. Gol di Antonio Puertas, Carlos Fernandez e Adel. Da 2 stabile Real e Real Madrid, il Real Madrid secondo la così non parte da nessuna parte. Vantaggio il Villarreal con Moreno, poi Bale fa 1-1, di nuovo 2-1 il Villarreal Gomez, di nuovo 2-2 con la doppietta di Bale. 1-1, ah no, questo l'avevo già detto. La classifica in questo momento è così, con 9 punti l'Atletico Madrid, 7 l'Atletico Bilbao e Siviglia, 6 il Levante, a 5 il Real Madrid, l'Osasuna e l'Alaves. Cioè, cosa se si può? L'Osasuna in classifica è il mio primo set davanti al Barça. Incredibile, sono sporco. Comunque a 4 il Barça, il Granata, il Valencia, il Celta Vigo, il Valladolid, il Real Sociedad, un 3 il Mallorca, il Betis Siviglia, un 2 il Villarreal, il Getafe con l'1 e l'Espanyol con 0, ultimissimo Leganés. Comunque la classifica e la Premier League attualmente è così: il Liverpool con 10 punti, poi il City con 10, Leicester con 8, con 7 Crystal Palace, l'Arsenal, Everton e West Ham con 5, il Manchester United, il
Tottenham, lo Sheffield United, il Chelsea, con quasi il Burnley, il Southampton, il Newcastle, il Bournemouth, Brighton, il Wolves, l'Aston Villa e il Norwich con uno, il Watford. E così, passiamo alla Bundesliga. Bundesliga, che è così. In diretta abbiamo visto il Savona Lizza contro il Borussia Mönchengladbach, la tripletta di Werner non risolve niente, il gol del Borussia Mönchengladbach con Nembolo. 0-0 invece sta per Leverkusen Hoffenheim, l'unica fra le partite Premier e Liga a finire 0-0, una fra le poche. Adesso il calcio è più bello, non si vedono più così tanti 0-0, ma e tanti gol si vedono. Purtroppo in questa partita tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim si vede. Una delle squadre 0-0. 6-1 il Bayern Monaco contro il Mainz, che si è addirittura portato in mandato con Boetius. Il Bayern poi ha fatto 6-1 con... Però adesso ha fatto doppietta. Ha fatto gol Pavard, Alaba, Perisic, Coman, Aman, Lewandowski e Davis. Una due con la Friburgo. Friburgo che si è portato in vantaggio con l'autogol di Xikos. Poi il Colonna Pareggio si è portato in vantaggio in casa proprio del Friburgo. Modest e Skiri. Lo Schalke 0-4 vince 0-0 contro l'Hertha Berlino un po' fortunatamente. Lo Schalke che si porta in vantaggio nel suo tempo, l'autogol di Starr, un altro autogol a fare 2-0 per lo Schalke, autogol di Rekik, e a fine partita 4-0 lo Schalke, stavolta non con un autogol ma con Kenny, autogol Kenny. 1-1 su Wolfsburg e Paderborn, vantaggio il Paderborn con Oliveira Souza, pareggia il Wolfsburg con Brekalo. È stata giornata un po' sana di Bundesliga. Infatti il Borussia Dortmund cade in casa dell'Union Berlin 3-1, Union Berlin in vantaggio con Butter, pareggio il Dortmund con Paco Alcácer, non serve a niente perché la doppietta il Butter e il gol di Anderson fanno 6-1 per l'Union. Tra due sala, tra Zeme Augsburg, una delle partite più belle di questo turno di Bundesliga. Con il vantaggio del Werder con Osako, pareggia l'Augsburg con Vargas, 2-1 il Werder con Sargent. Di nuovo pareggia l'Augsburg al primo minuto del secondo tempo con la doppietta di Vargas. Ha fatto doppietta anche Osako e 3-2 per il Werder Zema. Infine il 2-1 l'Eintracht Francoforte contro il Düsseldorf. Vantaggio del futuro Düsseldorf con Hennings, ha pareggiato e si è portato in vantaggio l'Eintracht con Dost e Gonzalo Pazienza. Eintracht Francoforte quest'anno lo vedo un po' in affanno. Questa è la classifica della Bundesliga. Primissimo con 9 punti il Lipsia, con 7 Bayern Monaco, Wolfsburg e Bayer Leverkusen, 6 il Borussia Dortmund, il Friburgo, l'Eintracht Francoforte, 4 il Borussia Mönchengladbach, l'Hoffenheim, lo Schalke, 0-4 l'Union Berlin, con 6 il Düsseldorf, il Werder Bremen, il Colonna, con 1 il Paderborn, l'Augsburg e l'Hertha Berlino, con 0 ultimissimo il Mainz. Comunque va bene. Quello che avevo di oggi l'ho detto, il video oggi termina qui. Si è rotto il telefono, come ho detto, c'è tanta roba comunque. Ciao ragazzi, al prossimo video!